Quando esce uno smartphone, che sia un top di gamma, un medio di gamma, un entry level, spesso e volentieri le aziende ci invogliano a comprarlo abbattendo il loro reale prezzo, quello insomma con cui viene venduto a listino. Ad esempio il Poco F4 GT che vedete qui nelle mie mani e che oggi sarà oggetto di recensione, proprio qualche giorno fa, beh, prevedeva un taglio rispetto al listino di ben 100 euro. E capite benissimo che lui, un top di gamma, con quel prezzo, sarebbe stato facile da consigliarvi, ma io lo voglio giudicare per il suo reale valore sul mercato. E quindi, ragazzi, oggi vedremo insieme proprio lui la recensione del Poco F4 GT. Prima di tutto, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare questo video e cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri che verranno. E già che ci siete, date anche uno sguardo ai nostri social, nonché canale Telegram, per non perdervi tutte le offerte più tecnologiche e più gustose del momento. Detto ciò, partiamo con lui, Poco F4 GT. Lancio di Poco F4 GT, l'azienda abbandona drasticamente quanto aveva fatto con il glorioso Pocophone F1, in quanto Poco F4 GT, beh, ci offre tutta l'esperienza davvero da top di gamma, sia nei materiali, sia per quel che riguarda l'hardware e sia per quel che riguarda proprio l'user experience. Partiamo però col dire che questo device non è propriamente maneggevole. Abbiamo infatti dimensioni pari a 162,5 x 79,7 per 8,5 mm di spessore ed un peso di 210 grammi. Non è così elevato, per carità, ma non è neanche così risicato e quindi la maneggevolezza ad una singola mano, beh, si va un po' a far benedire, anche perché in un certo senso questo dispositivo nasce proprio con l'intento di essere quasi sempre utilizzato a due mani, perché lui si rivolge principalmente ad un pubblico da gaming e lo vediamo ad esempio con l'inserimento qui sul fianco destro di ben due trigger magnetici che possono essere sbloccati con dei pulsanti. A questi trigger possono poi essere associate delle funzioni come ad esempio richiamare la torcia o direttamente effettuare una registrazione video o quant'altro, ma possono essere personalizzati tranquillamente anche in ambito gaming, proprio per avere delle funzioni, delle macro, diciamo, in ambito del gioco. Sempre sul fianco destro troviamo poi il pulsante di accensione e spegnimento, che in realtà incorpora anche il sensore per impronte digitali atto allo sblocco dello smartphone. Qui l'azienda avrebbe potuto inserire il sensore sotto al display considerando la tecnologia AMOLED, ma ha preferito optare per questa opzione ed ha fatto bene, perché comunque questo pulsante, questo sensore per impronte digitali è sempre risultato rapido ed affidabile nello sblocco e considerando che lo smartphone si rivolge ad un ambito gaming, beh, lasciare il display completamente libero da qualsiasi altro fronzolo è sicuramente una scelta azzeccata. Sul lato superiore troviamo poi il trasmettitore a infrarossi ed uno dei tre microfoni a disposizione. Abbiamo poi anche uno dei due speaker stereo, in realtà l'azienda ne dichiara quattro, ma ad ogni modo per la loro posizione è come se ne fossero due, ma comunque di altissima qualità. Sono peraltro due speaker simmetrici che appunto offrono un suono stereo dal suono davvero ottimo. Abbiamo una buona dose di bassi che non va a sovrastare le tonalità medie e le tonalità alte, il che è davvero una manna dal cielo per l'ascolto di contenuti multimediali, ma soprattutto per il gaming. E poi nella parte inferiore troviamo il secondo dei tre microfoni a disposizione e l'ingresso USB Type-C per la ricarica del dispositivo, supporto OTG ma niente uscita video. Sul profilo sinistro poi abbiamo il bilanciere del volume ed il terzo dei tre microfoni a disposizione. Ma perché tre microfoni? Beh, questo perché quando andiamo ad utilizzare lo smartphone in modalità gaming e quindi tendenzialmente in modalità orizzontale, beh, se dobbiamo effettuare delle conversazioni magari con altri utenti che stanno giocando con noi, a questo punto il microfono riesce a catturare meglio la nostra voce, in quanto gli altri due potrebbero essere coperti proprio dalle nostre mani.
Infine abbiamo lo slot delle SIM, in grado di ospitare due SIM in formato nano con supporto alla tecnologia e connettività 5G, ma niente espansione di memoria. Giungendo al posteriore ci accorgiamo come poco abbia lavorato davvero bene, pur mantenendo materiali plastici ma comunque di ottima rifinitura e pregio. Un design accattivante che non va comunque a strafare come si fa in genere con gli smartphone da gaming. Abbiamo un modulo fotografico a tre ottiche dove sono stati inseriti dei piccoli LED che fanno varie funzioni, tra cui proprio effetti di giochi di luce durante il gioco. E poi abbiamo un flash LED davvero particolare perché è stato inserito in una forma di lampo e quindi di flash. Beh, decisamente originale come forma e decisamente accattivante come design. Giungendo al frontale, Poco F4 GT ci offre un bellissimo display di tipo flat da 6,67 pollici e tecnologia AMOLED con risoluzione Full HD+. Un formato in 20 noni che offre 800 nits di luminosità, il che rende visibile ogni contenuto anche sotto luce diretta del sole, ma soprattutto abbiamo una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz, mentre per quel che riguarda la frequenza di campionamento al tocco arriviamo a ben 480 Hz, il che si traduce davvero in una fluidità estrema ed una davvero esperienza ludica davvero ai massimi livelli. Considerate che dalla rivista DisplayMate questo display è stato giudicato con un voto A+. Abbiamo 395 ppi di definizione, un profilo colore DCI-P3 e soprattutto tecnologia TrueColor a 10 bit, che significa che abbiamo comunque anche il supporto ai contenuti HDR10+, nonché al Dolby Vision. Insomma, lui è ottimizzato anche per l'uso in ambienti bui, cosa da non sottovalutare, considerando che magari l'esperienza da gaming potremmo farla a volte mentre siamo a letto o sotto le coperte. Protezione Corning Gorilla Glass Victus, quindi un vetro di ultima generazione che rende questo display resistente davvero anche ad urti e graffi, ma soprattutto l'esperienza multimediale è davvero ottima considerando anche l'ulteriore supporto ai DRM Wideband di livello 1, il che è comunque ottimizzato per ogni piattaforma, anche Amazon Prime Video, e quindi lui sarà un compagno ideale per tutta l'esperienza multimediale che potete effettuare con uno smartphone di ultima generazione. La tecnologia AMOLED mette anche a disposizione l'Always On Display e quindi non abbiamo alcun LED per quel che riguarda le notifiche. E se ve lo state chiedendo, beh, sensori di prossimità e di luminosità lavorano davvero bene su questo smartphone e quindi non avrete alcun bug, soprattutto quando magari portate lo smartphone al vostro orecchio per rispondere a una chiamata. Sotto il cofano di Poco F4 GT si sprigiona tutta la potenza, dotandosi di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con processo produttivo a 4 nanometri, una soluzione octa-core con un clock massimo a 3.0 GHz. Abbiamo due camere di vapore più uno strato di grafene con tecnologia Liquid Cool 3.0 che dovrebbero mantenere in un certo senso a freno le temperature. Devo dire che in realtà non è proprio così, perché andandolo a mettere sotto stress, beh, questo dispositivo un po' si surriscalda, ma comunque non comporta mai rallentamenti o comunque fenomeni di thermal throttling. A questo processore poi si affianca l'ultima GPU Adreno con tecnologia di intelligenza artificiale di settima generazione ed un modem Snapdragon X65 5G che fa letteralmente volare questo dispositivo con connessione dedicata appunto 5G, ma anche con 4G Plus devo dire che raggiunge elevati valori di velocità. Abbiamo a disposizione 8 o 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage di memoria UFS 3.1, purtroppo non espandibili. Insomma, tutto il meglio che la tecnologia odierna ci può offrire lo troviamo all'interno di questo Poco F4 GT. Pensate che proprio a livello di connettività e comunque in ambito gaming entra in gioco la tecnologia Multilink 5.0.
2.0, che ci permette un passaggio automatico tra il 5G ed il Wi-Fi. Abbiamo proprio un'antenna dedicata al gaming per una connessione internet stabile e ultra veloce. Sempre in ambito gaming, poi dovete pensare che l'azienda mette a disposizione un cavo di ricarica a forma di L, il che significa che comunque proprio l'ergonomia anche durante il gioco è super garantita. E proprio a livello di batteria e quindi di ricarica, dovete sapere che questo Poco F4 GT è davvero una scheggia. Abbiamo a disposizione la ricarica Hypercharge a 120 watt con una batteria integrata a doppia cella da 4700 mAh, il che si ricarica in soli 17 minuti. Pensate un po', il tempo di una doccia, di prendersi un caffè e il vostro smartphone è completamente carico. Ma a livello di autonomia, quanto dura? Beh, la giornata stress ve la portate comunque a casa. È assente purtroppo la ricarica wireless, ma d'altronde non potevamo chiedere di più. Capite benissimo che l'esperienza per quel che riguarda il gioco è portata ai massimi livelli. Neanche una console da gioco dedicata riesce a fare così. Abbiamo appunto 4 speaker simmetrici per un audio spaziale, 3 microfoni di cui uno dedicato al gaming, una luce RGB attorno alla fotocamera che si illumina anche proprio in modalità game turbo. Abbiamo i trigger che sono a pop-up di tipo magnetico e comunque tutta una tecnologia che sta dietro per massima potenza e massima efficienza. Insomma, rende questo dispositivo davvero davvero eccellente. Non potevamo chiedere di meglio e quindi è inutile andarlo a giudicare anche in ambito quotidiano, perché lui con tutto l'hardware che si porta dietro è davvero un fenomeno. Non manca poi l'ulteriore dotazione a livello di connettività, fregiandosi comunque di un GPS di tipo dual, quindi davvero efficiente per l'aggancio dei satelliti e soprattutto per stabilità di navigazione. Abbiamo appunto l'infrarossi e abbiamo l'NFC, oltre che al Bluetooth di ultima generazione. Per quel che riguarda il software, qui gira la MIUI 13 personalizzata dal launcher Poco Launcher, su cui non mi addentro più di tanto perché oggettivamente non ha portato grandi novità rispetto alla precedente generazione, se non un'ottima ottimizzazione per tutto quel che riguarda l'hardware. Veniamo allora ad uno degli aspetti che probabilmente viene spesso tralasciato in ambito di gaming phone, ovvero la resa fotografica e video. Beh, in questo caso Poco F4 GT si distingue in maniera positiva, dotandosi di una tripla fotocamera, di cui la principale ha un'ottica da 64 megapixel fornita da Sony con il sensore IMX686 ed apertura focale di f1.9. Abbiamo poi un 8 megapixel ultra wide f2.2 con campo visivo di 120 gradi ed un'ottica forse inutile da 2 megapixel di tipo macro f2.4, mentre sul frontale, incastonato in un punch hole centrale al display, abbiamo una selfie camera da 20 megapixel, anch'esso con sensore Sony IMX596 con apertura focale f2.4. Sappiate che possiamo girare i video fino al 4K a 60 fps. Abbiamo un'ottima stabilizzazione per quel che riguarda i video ed una resa fotografica che davvero mi ha impressionato in positivo. Probabilmente qualcosa in più si poteva fare in ambito notturno, in quanto in quel caso viene fuori un po' il rumore digitale, ma devo dire che mi sarei aspettato peggio in realtà, considerando un po' tutta la storia di Poco e degli smartphone Xiaomi. Invece lui, beh, non è un camera phone sicuramente, ma la resa fotografica e degli scatti che vi porterete a casa sono di altissimo altissimo livello, e quindi lui ha conti fatti è un top di gamma a tutto tondo, perché non delude e non delude in nessun ambito. Ottima autonomia, ottima resa fotografica, ottime se non ultra elevate performance, un design accattivante e tutto sommato un peso che ci sta, insomma, per quel che deve fare, per tutto l'hardware che si porta dietro. Non è ipermaneggevole, ma d'altronde probabilmente lo sfruttereste più come console da gioco che come telefono. Lui è esente da bug, è esente da qualsiasi cosa negativa, e quindi, beh ragazzi, sappiate che il suo prezzo originario di listino è
più che giustificato e soprattutto è al di sotto di tanti altri top di gamma. Quindi sicuramente Poco F4 GT è uno smartphone che vi straconsiglio. Se poi esce qualche offerta che ne abbatte il prezzo, beh, è sicuramente da acchiappare al volo. Quindi ragazzi, qui sotto in descrizione link all'acquisto, link alla recensione testuale e io spero di aver fatto cosa gradita a voi con questo video e vi rimando ad una prossima recensione.